Eccoci qua, pronti. Quindi ognuno ha scelto la sua casa automobilistica e si sono alternate GR3 e GR4 dall'inizio alla fine a gare alterne per portarci questa sera a Road Atlanta con 13 giri da fare. 10 minuti di qualifica in questo momento e noi ce ne andiamo subito in pista per vedere chi si va a prendere strada libera davanti a sé. Oh, sono un po' agitato qui, porca troia, era da tanto che non mi sentivo così, sai? Dai, dai, è bello, Sto bello, agitato, sto bello. agitato, sto agitato perché Mi è tanta roba, piace, mi piace. cazzarola, tanta Bello, roba. sì, sono contento perché comunque il team, ragazzi, sta crescendo. C'è tanto lavoro dietro, c'è tanta passione, tanta voglia di crescere ancora. Insomma, i risultati li vediamo, li stiamo vedendo e quindi come si fa a non essere contenti e felici, insomma. Dobbiamo guardare sempre più in alto, no? Quello step Giusto. sempre successivo, sempre successivo, sempre successivo. Quindi Giusto. piano piano, insomma, ce la stiamo mettendo tutta e ci stiamo riuscendo, dai. Giustissimo. Federico intanto fa la prima correzione al presidente. Mount Panorama Press, non Road Atlanta. Che cazzo continui a chiamarla Road Atlanta, porca troia. Non lo so, Federico, non lo so. È la vecchiaia che incombe e avanza. Tu vienimi dietro come accompagno. Sarai il mio bastone da vecchiaia, Fede. Aiutami, te prego. Grazie, bro, grazie del ci sta, sostegno. ragazzi, ci sta, ci sta. Ci sta, Allora, ci chi sta. ci Un po' di abbiamo davanti a emozione, un po' tutti? di adrenalina. Ci Ci abbiamo il buon abbiamo Giuse. il Giuse, ci abbiamo, a cui devo Abbiamo il mandare buon un Giuse. abbraccio speciale e un grande applausone perché ha fatto un lavoro ineccepibile, veramente. Ineccepibile. Ha Un grande accompagnato. grazie a Giuse, ma anche a tutti i membri dello staff, Esatto, ha perché accompagnato gli altri due membri dello staff. Che insomma si è incrementato in termini di volume lo Staff Academy proprio quest'anno, ma necessitava perché poi si è arrivati a toccare i 40 e più di persone di piloti, quindi ad un certo punto e serviva a rinforzare le fila. E però Giuseppe insomma ha diretto i fili veramente alla stragrande, mettendosi alla sempre grande, alla grande. quella sua grande passione che lo contraddistingue, mette verve, passione, carica, energia. Che dove cazzo la trova? Non lo so, lavora 72 ore al giorno, porca trota. Però, chapeau al nostro Giuse, che si lancia sul rettilineo dell'outlap, pronto a far partire e a registrare il primo tempo ufficiale di questa qualifica, ragazzi. Tutti in piedi sul divano, vediamo se canta la sua BMW, anzi, io me ne andrei, Pippo, se mi dai il permesso, on board per sentire la Oh, sì. musicalità. Facciamola sentire. Riandiamo a prendere possesso del microfono, si sta lanciando sul lungo rettilineo Giuseppe qui a Mount Panorama. Amico amico Federì, vedi? Piano piano. E il nostro Giuseppone appunto va ad affrontare. Non ride te che ti sento, maledetto. Comunque stavo vedendo che c'è qualche pilota senza livrea, non so se è un bug solito Oh, può o lo vedi darsi, anche mo tu. mi faccio una carrellata. Io vado già in cam regia e poi aspetto il tempo fatto registrare da Giuseppe. Quando i ragazzi si lanciano poi sul secondo step, lo andiamo a vedere.
Allora, tempo fatto registrare da Giuseppe 2, 15, 277. Adesso aspettiamo. Oh, adesso qui c'è la prateria. Occhio, Heidi. Alex è andato per prati. Sì, non solo. C'hanno un paio di piloti lì a prendere funghi. Occhio dietro. Oh, dietro. Mamma mia. Attenzione, Alex che ha col danno, dappertutto il danno, quindi rientra ai box. Simuele. Tanto, Simuele fa segnare un 2.14 e 220, ragazzi. Un secondo non netto male per su Giuseppe. Ottimo passaggio. Alex SR in terza posizione, 2.15, 7.70, mezzo secondo da Giuseppe. Papo 2.16 e 2, Alfista 2.16 e 6. Poi il passaggio di Black Lion 2.18 e 2, Nicolas 2.19 e 100, Damiano 2.21 e 3. Qualche problema sicuramente per Damiano Antalex, che non è riuscito a chiudere il giro adesso ai box. E Fabio Serio, che è invece un pochino più attardato rispetto al gruppo, ma sceglie di prendersi quanta più strada libera possibile davanti a sé per appunto esprimere al meglio la sua Lambo GR4. Vediamo su Fabio Serio. Oh, come intanto peccato per Nicolas, danni all'anteriore anche per lui, quindi dovrà rientrare. E qui ragazzi, il danno anche in qualifica è permanente, quindi... Ovviamente farà perdere tempo. Attenzione perché si è girato anche Damiano. Occhio! In una posizione abbastanza critica. Cerca in qualche modo di spostarsi. Dovrebbe farlo. Non ci riesce. Non si sa cosa sta facendo. Il buon Damiano. Attenzione, io non la tolgo l'inquadratoio. È una manovra un po' così. Però c'è Nicolas con i danni dietro. Quindi non dovrebbe aver creato nessun problema. Simuele continua a stare avanti. Ovviamente stiamo aspettando il secondo passaggio. Allora, bro, faccio la carrellata di livrea. Io le vedo tutte. Io le vedo tutte. Ok. Allora, il solito bug di Gran Turismo. Grazie mille. Okay. Allora, in chat, intanto, vai, brother, vai. Io, Papu, Black Lion, Nicolas senza livrea. Ok. No, io confermo. Però sarà il solito bug di Gran Turismo. Sì. Okay. Buonasera ragazzi, scusate la mia assenza in quest'ultima gara, ma il lavoro, purtroppo me la censura Andrea, non lo so. Sono fiero di fare parte di questo gruppo, vinca il migliore e soprattutto divertitevi anche. Chiedo scusa al presidente. No, Tatalla, non si deve chiedere scusa a niente. Ma quale scusa? GT7 è un divertimento nel team, resta un divertimento. Ci sono cose più importanti a cui prestare attenzione nella vita reale, quindi non giochiamo assolutamente. Resta e deve rimanere un gioco. Per quanta dedizione uno si deve. Allora, il passaggio di Giuseppe che lima un pochino i suoi 2.15 e 2.77, va a togliere due decimi abbondanti, quindi 2.15.003 il passaggio di Giuseppe. Si prende ancora la seconda posizione e va ad avvicinarsi un pochino a Simuele, che invece rientra ai box. Alex SR lima anche lui un pochino, altri due decimi anche per lui, 2.15.05. Attenzione perché casco fucsia. Attenzione, caschetto viola per il primo intermedio, solo che davanti c'è un po' di traffico, c'è Alfista per Alex SR, vediamo se... Intanto volevo appunto precisare su Alfista che lo vedo un po' laggare, non so te, brothers. Ah, allora giusto, hai fatto bene a dirmelo, controlliamo Ilario. Vediamo un po', perché potrebbe creare qualche problema, io lo vedo laggare abbastanza. Assolutamente sì. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Poi vediamo nelle retrovie, ci sono due piloti a box, Nicolas e Damiano ovviamente con danni, quindi andranno a riparare l'autovettura, mentre Antarex fa segnare un caschetto viola, 0,43 millesimi per lui, vediamo un po' se riesce, vediamo con la sua Lambo se riesce, occhio la perde un po' qui. Sì, tocca un pochino. Assolutamente sì, sta allaggando al pista e adesso glielo comunicheremo, faremo finire però le qualifiche. Allora, tanto il nostro Giuseppone, casco viola, vediamo, con gomma praticamente finita. Quanto consuma sta BMW, brothers? Quanto consuma tanto, questa BMW? Tanto, mamma soprattutto mia. Il consumo gomme ce l'ha veramente distruttivo per il povero mamma Giuseppone. Mia. Vediamo un po' Simuele qui sbaglia un po', sicuramente perde un po', vediamo Giuseppe, ce l'ho Giuseppe traguardo. Che sembra molto veloce sul traguardo, vediamo se riesce a smussare ancora qualcosina, ci riesce, 76 millesimi graffiati e strappati alla pole provvisoria di Simuele, 2.14, 144, ci crede il nostro Giuseppone e se la prende. Va bene, bravo, perché Giuseppe. Stasera lo vedo carico Giuseppe, lo vedo carico, 2.14, 144, mamma mia. Bel tempo per lui. Dovrà rispondere Simuele, che però adesso è in outlap, quindi si lancia per effettivamente l'ultimo giro buono, perché arriverà al traguardo poco prima dei 10 minuti.
E quindi dovrà concentrarsi al massimo per non perdere l'occasione di andarsi a riprendere la pole. Alex SR in terza, conferma, 2.21 l'ultimo giro, quindi qualche problema per lui. Papo in quarta con l'ultimo giro eccezionale, 2.15.813, scende anche lui sotto il 16, 2.16.234 per Fabio Serio in quinta, Ilario 2.16.6 in sesta posizione. Adesso resto un po' su Ilario, voglio controllare come va la connessione, Pippo, intanto... Certo. Se tu vuoi aggiornarci sì, dietro, certo. Passante Arex, stavo... 2.16.3, ruba la posizione sua al pista. Esattamente, stavo guardando proprio lui che sta migliorando. E infatti, intanto inizia l'ultimo giro, ragazzi. Ultimo giro disponibile per completare questa qualifica. Vediamo un po' chi riesce a migliorarsi. Vediamo un po'. Tanto Damiano, altro danno all'anteriore. Peccato per lui perché. Non è praticamente riuscito a fare un giro buono, quindi peccato. Vediamo se intanto Simuele si migliora, riesce a recuperare qualcosina su Giuseppe. Sono solamente 76 millesimi di stacco, 3-2. Intanto casco viola per lui, 241 di viola. Mamma mia, se sta spingendo. Per chi, bro? Per chi? Ah, peccato la perde qui. Peccato la perde. Simuele si stava migliorando, la perde. E anche il danno all'anteriore adesso. Qualifica finita per lui. Qui Giuseppe ne può approfittare. Vediamo un po' se riesce a migliorarsi ancora. Ma con quelle gomme la vedo un po' dura. Vediamo un po' sul traguardo. Oh no, infatti altissimo Giuseppe, peccato per Simuele che stava rosicchiando, peccato l'errore, infatti sì. Danno al posteriore come segnalato dal buon Pippuzzo, peccato veramente. Vediamo se si riesce a migliorare qualcuno, arriva anche Alex SR vicinissimo al traguardo, un po' altino mi sembra il passaggio. Alto. Vediamo alto, Papo invece. Lui. Vediamo Papo 83, vediamo Papo che affronta adesso l'ultima curva, abbastanza veloce, due ruote sull'erba. Perde un po' di trazione, vediamo se riesce comunque a spingere forte fino alla fine. Sopra di 2 decimi rispetto al suo personal best, quindi non va a migliorare. Vediamo un po', finiscono qui adesso, le qualifiche, ragazzi. Allora ragazzi, starta la gara, 13 giri qui a Mont Panorama e noi andiamo tutti in piedi. 10 secondi canonici di preparazione lobby, adesso si comincia a far sul serio. 9 piloti in pista in questa lobby 2, è la parte bassa della classifica, e tra poco alle 22.15 apriremo anche lobby 1 per andare a determinare i migliori piloti di questo campionato interno. Andiamo a guardare la gara, eccoli qui, tutti sul rettilineo ben piazzati, in griglia. Controllo se sono 9, confermo, viste gli ultimi avvenimenti, si accendono i semafori rossi, attendiamo solo lo spingimento. Let's go, si parte. Simuele, grande colpo di frusta, va veramente fortissimo all'esterno, prova a difendere Giuseppe alla grandissima, dentro, posizione perfetta per difendere la posizione. Prima curva abbastanza tranquilla, solo un lungo di un Audi. Papo, che dovrebbe essere Papo, adesso si deve riaccodare al gruppone. Si distanziano già dalla curva 1, attenzione dietro, Antarex, Nicolas, tutti molto vicini qui dietro. Attenzione a quello che succede, ragazzi, sprecciano sul rettilineo che porta poi in salita Damiano, Antarex e Nicolas in staccata profonda. Antarex dentro, prende la stessa posizione, Nicolas tutto all'esterno, prova a resistere, non riesce, Antarex si prende la stessa posizione e prova a scappare via. Giuseppe in prima a combattere già con Simuele. Medie e morbide, Pippo. Medie per Giuseppe, morbide per Simuele. Attenzione perché qui sarà difficile sorpassare, e quella media, se gestita bene, potrebbe essere anche una leva per la vittoria importante. Vediamo quanto riuscirà a coprire lo spazio a Simuele il più possibile. Eh sì, qui ricordiamo non è per niente facile superare, ragazzi. Quindi ha detto bene Mirko, se qui riesce chi ha la media a sfruttarla, poi con la morbida può dire la sua. Alex SR qui è Damiano sul muro, vediamo danno se prende lui. I danni, danno anteriore sinistro per Damiano. Alex SR, ecco, Fabio Serio, sì, vai brother. Fabio Serio si trova in ultima posizione, chissà, magari forse qualche errore, perché qualche disattenzione, però nessun danno alla vettura, quindi può comunque cercare di recuperare quanto terreno possibile.
Intanto andiamocene lì davanti, Simone davanti, si prende la prima posizione su U10 Game Sport, che prova ad inseguire la scia. Qui adesso scappa via con tutta l'aderenza, il grip della morbida. Giuseppe tenta la staccatura profonda, aggressivissimo Giuseppe, aggressivissimo, un pelo troppo da quello che ci è sembrato. Prova Alex Serra di infilarsi in mezzo al sandwich come una fettina di prosciutto in un panino. Con cattiveria si va a prendere la prima posizione. Sì, approfitta. E si avvicina anche Black Lion. Voglio vedere i contatti e i danni. Fortunatamente né Simuele né Giuseppe hanno danno permanente. Quindi dai, bocca al lupo ragazzi, e accendete questa gara. Simuele in seconda, U10 in terza, Black Lion in quarta ad inseguire. Secondo, terzo e quarto molto vicini, dietro Antalex che vede l'esagome dei piloti allontanarsi, ma neanche troppo. Allora, Alex gomma media, un altro pilota con gomma media lì davanti. Attenzione, spettacolo. Cerca di allungare adesso, perché quei tre lì dietro si stanno dando battaglia. Quindi guarda, Giuse all'esterno che prova aggressivo, con gomma media lo stesso. Mamma mia, prova a resistere all'attacco anche di Black Lion. Resta in terza posizione, nonostante la staccata profonda. Vediamo come interpreta il tornantino. Copre l'interno il più possibile. Sì, intanto dietro confermo Damiano col danno all'anteriore, quindi... vediamo un po' cosa riuscirà a fare. Gomma morbida poi per Damiano, peccato. Si deve difendere Papu dal Fabio Serio, che adesso ci proverà sicuramente. Molto vicino anche... Fabio Serio da Papu, che monta le medie, altro pilota con le medie. Papu, restiamo un attimo su di loro, vediamo che cosa succede, anche se lì davanti i tre piloti sono molto vicini. Simuele U10, si staccano un pochino da Black Lion in quarta posizione. Vediamo Papo e Fabio Serio molto vicini, anche loro si stanno avvicinando ad un Damiano con il danno, ricordiamo, gomma morbida, ma con il danno che lo rallenta notevolmente. Restiamo un attimo perché qui ovviamente ci possono essere delle variazioni su questo passaggio. Vediamo Damiano come interpreta, Papo gli si accoda, tocca un pochino il muretto Fabio Serio, nulla di preoccupante per la vettura. Adesso Papo è veramente incollato agli scarichi, prende in questo momento l'interno. Papo allunga e scappa via, prende la posizione su Damiano, sesta posizione, si prende un po' di margine su Fabio Serio con il piccolo errore sul muretto, che adesso dovrà passare a sua volta Damiano per inseguire invece Papo, che continua ad allungare con le medie. Intanto occhio, perché Giuseppe si fa sempre insistente su Simuele, anche qui aveva cercato l'ingresso all'interno, chiuso bene da Simuele, quindi Giuseppe molto cattivo. Vediamo, continua sul rettilineo, continua a spingere forte, non lo fa andare via. Morbide contro medie, Giuseppe sta andando veramente bene, cercando di trovare forse un po' quel neo su quella staccata. Da rivedere ovviamente, non ci esprimiamo prima di poter vedere i replay, però ci è sembrato quantomeno un po' oltre rispetto ai canoni, poi andremo comunque a rivedere. Simuele intanto accende casco viola. Alexar 2 secondi e 8. Quindi grande performance, permettimi di dirlo, brother. Gomme medie, è vero che è avvantaggiato dalla bagarre lì dietro, ma la gomma media, insomma, sfruttata in questa maniera potrebbe essere veramente un punto esclamativo per la gara, perché poi avrà il secondo stint con la morbida da fare il buon Alex, quindi tutto margine di guadagno questo qui per lui. Veramente d'accordo con te, e infatti dietro adesso si sono allungati un pochino, forse magari Simuele riuscirà a recuperare qualcosina, ma insomma deve sfruttare la morbida il più possibile Simuele per non e vediamo qui, perché qui perde tanto Simuele, questo settore qui perde tanto Simuele, infatti Giuseppe anche qui si avvicina tanto a lui. Vediamo un po'. Il nostro Simo 10 ci regala un piccolo commento tecnico invece in chat. Come dicevo prima, Nissan qui soffre tantissimo, troppo pesante l'auto per farla scorrere qui. E qui soffre in quel passaggio stretto in salita e discesa. E infatti, come diceva Pippo, sottolineava Pippo, Giuseppe si avvicina tantissimo in quello step lì. Lì gli recupera tanto e poi approfitta del lungo rettilineo con la scia per farsi sotto. Vediamo anche qui, vediamo se ci riproverà. Tantissimo, scia praticamente in gain guadagnata, 2 decimi e 20, 2 decimi e 40. Vediamo se prova ad attaccare di nuovo, ma è lontanissimo ancora.
non azzarda questa volta e rimane incollato dietro Simone. Non devono infastidirsi, devono andarci a prendere Alex SR e non farlo scappare. Infatti un secondo e quattro adesso mangiato, hanno dimezzato praticamente con una manciata di curve, un mezzo giro il distacco da Alex SR con la sagoma che si avvicina a vista d'occhio fondamentalmente. È così, questa deve essere la strategia giusta. Intanto giro veloce di Simone, 2.14.7, scende anche in gara sotto il 15, grande performance. Attenzione a Giuseppe! Oh Giuseppe, mamma mia, l'aveva persa. Mamma mia, traccia una virgola nera su curva 1, la tiene per miracolo con un braccio sul finestrino. Mamma mia Giuseppe. Che brivido, intanto veramente. C'è il primo box di questa prima gara, si trova Damiano, è costretto anche al danno all'anteriore. Eh sì, diciamo che ha sfruttato quanto più possibile morbido. Adesso montare le medie e forse fare tutto con le medie è comunque in salita. La gara di Damiano purtroppo salita, segnata da quell'erroraccio. Purtroppo sì ragazzi. E intanto qui Alex sicuramente commette qualche errore. Fabio Serio si affaccia sul Black Lion. Poi deve desistere Black Lion, toccatina forse. Passa Fabio Serio in sesta, errore in curva o piccola toccatina, non l'ho capito, però nessun danno per entrambi. Fabio Serio si prende la sesta posizione ai danni di Black Lion in settima. Attenzione, perché Simuele ci proverà qui mentre di sette. La perde Alex in discesa, perde il grip, peccato veramente. Terza posizione per la tua Porsche che stava guidando in maniera ineccepibile. Abbiamo spavam poi con la fumata bianca. Antarex per non andare a prendere il buon Alex. Purtroppo si lancia anche lui sul muretto. Peccato, peccato veramente. Nessun danno per Antarex, almeno quello. Nessun danno anche peccato, per Alex. Peccato perché stava facendo veramente una bella gara. Alex, peccato. Allunga Simuele, adesso riesce a prendere un attimo. Approfitta Simuele, sì. Le redini della situazione, comincia a far rodare bene le morbide. Sì, in chat si scrive: no, Ale, tutti i tifosi. Attenzione, scodatina di Simuele che la perde sulla S. Nulla di grave, riesce a mantenere comunque la distanza notevole da Giuseppe. Un secondo e nove adesso fatto registrare, potrebbe arrivare a due secondi sul rettilineo. Eccolo qua. Per la prima volta il distacco tra Simuele e Giuseppe arriva a due secondi. Deve andare e volare Simuele con le morbide. Ha perso già tanto tempo nei confronti del diretto avversario Giuse, che si ritroverà poi nello stint 2 a parti inverse per quanto riguarda il discorso mescola gomma. E niente, Damiano stasera non c'è. Di nuovo danni per lui, questa volta sia sull'anteriore che sul posteriore. La perde. È un pezzo omicidiale questo, è un pezzo omicidiale. Siamo stati cattivi. Ma ragazzi, ci serve come ripeto, cartina tornasole per capire tante cose. Benvenuto anche al nostro Chris, bello di casa, benvenuto. Ciao Chris, buonasera, benvenuto. Simone, allora, vediamo. Allunga, Simone, allunga, brother. 3 secondi adesso con il primo settore praticamente, adesso sta volando veramente. Sta volando veramente. Tanto Giuseppe con le medie c'è un bel consumo, c'è un bel consumo gomma. Sì, quasi, e anche carburante. Quasi al pari passo con Simuele. Differisce solo di un anteriore destra un po' più consumata, ma per il resto siamo lì. Vediamo, perché Giuseppe adesso probabilmente dovrà allungare, allora rientro ai box con le medie, VIP. Sì. E qui la morbida se la strano mangia di più. E intanto anche Fabio Serio si becca, peccato, danno anche per lui sull'anteriore. Qui ragazzi, questa pista non puoi sbagliare, perché non ti perdona niente. No, esatto. Ricordo a tutti che c'è il danno permanente, l'ha ricordato Pippo, ma non lo voglio sottolineare perché i piloti con il danno permanente al danno sulla vettura potranno ripararlo esclusivamente ai box e non appunto con il passare del tempo come succede invece con l'altra impostazione. Quindi è fatale. Eh sì, eh sì.
Vediamo in quanto chiude Simoele questo giro, vediamo un po', miglior tempo, mamma mia, 2.14.031 ragazzi, sta spingendo. Best lap, addirittura meglio di quello in qualifica, Pippo, di quello in qualifica. Sì. 2.14.031, 4 secondi e 100, praticamente ha segnato 2 secondi in un giro secco. Giuse ha girato in 2.15.08 e lui 2.14.0, un secondo e 8. Quasi 2 secondi, ragazzi. Infatti, sono 4 secondi e 3 il distacco. No, non c'è, Chris. Non c'è. Il tuo idolo non c'è stasera, purtroppo per motivi di lavoro. Però lo puoi sempre dire, assolutamente. Ormai è meme in Logan. Allora, Simuele, sì, continua ad allungare. Giuseppe sta dietro a 4 secondi e 4. 4 secondi e 6, Alex. E i piloti un po' più vicini sono qui dietro. Da Antarex in poi c'è Papo e Fabio Serio abbastanza vicini. 6 decimi di distanza per la sesta posizione di Fabio Serio e la quinta di Papo. Attenzione perché Fabio Serio, non mi ero accorto, ha danno all'anteriore destro. Però Papo ha gomma media, quindi potrà avere un duello ad armi pari in questo momento. Eh sì. Vediamo un po', perché Giuseppe l'aveva quasi persa lì. Occhio ancora, perché... Fabio Serio. Infatti, però si migliora. Si migliora Giuseppe, vediamo un po' se riesce. Ha guadagnato quasi 3 decimi, Giuseppe. Quindi buono. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Passa adesso l'elicottero di supporto che ci aiuta con le riprese. Scontro diretto con Simuele. Sarà fondamentale capire quando Alex, si viene. Zitto, si è avvicinato tanto ad è Alex. È riuscito intanto a mantenere la terza e sarà nonostante quell'errore. E Antarex è vicinissimo ad Alex. Medie e medie. Vediamo se riesce. Simo sta gestendo gran bella gara la sua, dice Simo. Sì. Nonostante l'ingresso e quel problema lì alla S. Comunque adesso ha ripreso il focus e Nismo continua a dominare anche su Mount Panorama. Andiamo dietro perché c'è Bagar per la Fabio quinta posizione tra Papo e Fabio Serio. Lasciamogli un po' la gam, vediamo che cosa combinano i ragazzi. Audi versus TT, Germania versus Italia in uno scontro infinito. Fabio adesso è praticamente incollato, andiamoci on board per vedere se riesce a prendere un po' di scia e ad affacciarsi agli specchietti destri di Papo lì davanti. Vediamo se prova subito l'attacco. La scia entra in funzione, ma neanche troppo. Restano comunque distanti. Stacca forte Papo che si prende distanza in staccata. Prova ad incrociare un pochino Fabio Serio, quantomeno ad uscire più veloce. Non riesce, deve fare i conti con un Papo che legge molto bene questa curva in salita. Vediamo il tornantino, restiamo ancora un pochino on board. Papo la fa meglio. Sembra riesca a guidarla meno brusca la sua Audi rispetto... con il danno non ce la fai, hai ragione Monos. Però c'è anche il discorso cambio mescola, lui medie per Papo e morbide per Fabio, però ovviamente il danno sicuramente influisce. Sì. Il danno dice non ce la fai in scia, sicuramente è un problema non da poco. Infatti anche qui gestisce un po' di precauzione su questa discesa veramente brutta, blind, a fare in blind, un po' alla cieca. E poi si lancia comunque a capofitto su Papo. Andiamocene sulla gam dinamica. Ancora molto vicini. Papo controlla. Fabio Serio gli si accoda praticamente. Antarex, scusami, brothers. Vai. La perde. È peccato per lui perché si era avvicinato molto ad Alex. Adesso ha il danno all'anteriore destro. Peccato per Antarex. Peccato veramente. Allora, quarta posizione. Papo si prende un po' di margine di sicurezza per affrontare il rettilineo e la conseguente staccata. 3 decimi sono abbastanza sufficienti per poter staccare in tranquillità senza il... E intanto occhio perché Simuele per entrare ai box commette un bel errore, stava andando sull'erba, infatti perde qualcosina. Aia. Ma striscia bianca? Sì. No. Non lo so. Spero per lui di no. Tanto box Simuele, Antarex, Papo e Fabio Serio. Un bel gruppetto ai box. Resistono davanti Giuseppe e Alex, ovviamente montando la media. Beh, in realtà è proprio per consumo di Giuseppe.
Vediamo Simone se gli hai segnato i 3 secondi. Che dicevi, Pippo? Eccoli qua. Canons. È una grande differenza consumo gomme tra Alex e Giuseppe, tutte e due con le medie, guarda là. Tanto, tanto, Giuseppe la soffre veramente mamma tanto. Mia. E però, bro, da Simuele, intanto 3 secondi, banner rosso assegnato sulla vettura. Ecco, allora sì. Fatali allora, purtroppo questi 3 secondi. Fatali, sì, quella linea bianca, avevo visto bene. Il secondo stint bene. È da fare con le medie per Simuele e vediamo che come reagirà. A questa penalità infinita, quei 3 secondi ragazzi sono veramente infiniti. Natalex in quarta sì, adesso. Poi non sono 3 secondi, ma sono. Sì, po di più quindi. Perché sul rettilineo poi sì. Perdi velocità completamente. Papo in quinta, risale a cannone. Adesso Natalex è rientrato con la morbida e quindi danno annullato. L'ha tenuto praticamente per mezzo giro. Fortunatamente Natalex è riuscito ad ovviare al problema in. Fretta e furia, però Papo è dietro bello infuriato, lo vedo bello incarolito sullo scarico di Antarex, voglio restare con loro, con la cam, dietro Fabio Serio un po' attardato, 2 secondi e 8, e Fabio Serio gomma media nuova, danno appena uscito dal box per Fabio Serio probabilmente. Comunque sarà se difficile. Posso dire la mia, Alex non ha cambiato ancora le medie, se ha un consumo così basso non capisco perché fare tutti questi giri con le medie e non mettere sì, le morbide. Sì, sicuramente strategia da rivedere per Alex, almeno che non ci abbia un consumo con le morbide esageratamente sproporzionato alle medie, ma non credo, di solito è abbastanza di solito un po'. Esatto. Proporzionato alla mescola insomma di intanto anche Antarex un secondo di penalità, quindi Papo ne approfitterà sicuramente. Eccolo qua, barra gialla in caricamento. Antarex rallenta un secondo per forza, Papo si prende ovviamente la sinistra del pilota e poi si lancia sulla S. Eccole qua, i primi due ai box. Dentro Giuseppe e Alex SR, fuori i meccanici. Noi di benzina che di gomme, molta differenza tra i due. Diamo la gamma a Simuele, sì, Alex forse poteva entrare, poteva permettersi di entrare qualche giro lì. Secondo me sì. Vediamo come non arrivano poi con la gomma. Intanto Simuele passa, GT lo segna come prima posizione, Giuseppe a caricare il carburante, stacca adesso la pompa di benzina, stacca adesso anche Alex. E si lanciano all'inseguimento di Simuele. Oh, Giuseppe 4 secondi. Ha praticamente mia. Ucciso un direttore gara con la pistola. Neanche lo ha investito. Porca miseria, peccato Giuseppe. Perché aveva recuperato tanto a Simuele con quella penalità di 3 secondi. Peccato. Sì. Adesso diciamo che si poteva tanto avvantaggiare. Questi 4 secondi lo riportano a più di 7-6 secondi di svantaggio. Dura adesso. Sì, è dura. Perché adesso poteva sfruttare al massimo le morbide, ma con questi 4 secondi non ti dico che la terza è posizione quasi fuori del gioco. Fuori dai giochi, Pippo. Sì. Quasi 4 secondi vuol dire essere un evasore fiscale. Dio santo, veramente. Hanno controllato tutto. Alex, allora io adesso mi permetto di dire che potrebbe esserci addirittura un Alex che se continua a girare bene come sta girando potrebbe rifarsi sotto a Simuele. Io ripeto, non capisco la strategia di Alex a questo punto. Pensavo avesse già cambiato le gomme, invece no. Pensavo che fosse già partito con le medie e con le morbide avesse già messo le medie, invece No, non ho capito bene la sua strategia. Ha continuato a stare con le medie fino al nono giro, quando il consumo era abbastanza permissivo. Esatto. Va bene. Ci sta, ragazzi. Ognuno legge la gara a modo proprio. Quindi sì, vediamo ci, un po'. Adesso Giuseppe fine, andrà. Poi arrivano le fruste, tranquilli. A riscontrare. Giuseppe, 4 secondi. La macchina si ferma, scende a spingerla praticamente. Vediamo, Alex lo passa. Sì, alla grande. Ragazzi, accademi, gentilmente non entrate dentro la lobby perché lagga i piloti. Gentilmente a tutti i piloti Academy. Non entrate in lobby perché tanto siamo ancora nel lobby 1, quindi mi raccomando. Sì ragazzi, molto importante questa cosa perché fate laggare gli altri, quindi create problemi e basta. Entrate appena ve lo diciamo noi. Intanto Papo si avvicina tantissimo a Giuseppe. Dietro Papo c'è Antarex, anche se adesso mette due gomme sull'erba. Vediamo un po'. No, Alex perde margine Alex da Simuele. Simuele sta guidando bene anche con
La gomma media 2,14 a 7, fatto registrare. Allora mi viene il dubbio che riuscivo a girare meglio con le medie rispetto a con le morbide. Adesso mi spiego il perché tutti quei giri con le medie. No, no, parlo di Simuele, brother, no Alex, perdonami se ho detto Alex. Ah, ok, sbagliato. Ok. Beh, anche certo. Alex, no, Simuele ha fatto 2,14 a 7, 7 decimi di differenza dalle morbide, insomma, veramente un nulla con le medie, quindi sta girando fortissimo. No, no, io parlavo di Alex che... ci sta che magari si trovava meglio con le medie, per quello spiego. Vediamo quale sarà il passaggio di Alex. Adesso abbiamo ancora il tempo del rientro in box, quindi 2:20 visto il rosso. Vediamo dopo. Intanto Giuseppe si deve difendere, si deve difendere, perché quei due lì dietro sono belli cattivi lì dietro. Flami, benvenuto. Dani, benvenuto. Accomodatevi, ragazzi. Atarex toccatina sul muretto, benvenuti. A rischio danno. Lo evita, lo riesce ad evitare Antarex e cerca di mantenere il controllo sui piloti. Giuseppe in terza la scuota un po' di derapace qui sulle curve in discesa, allunga un po' tanto per poter respirare un po' con la sua BMW. 1 secondo e 6 il vantaggio di Papo, che deve vedersela con Antarex dietro abbastanza vicino. 6 decimi il distacco. Che pizza, buonasera, benvenuto in locanda, accomodati pure. Bello Luca, buonasera, benvenuto. Se c'è un moderatore Academy, ragazzi, se c'è un membro dello staff Academy in live, mi mandate una scritta in bacheca o una scritta in gruppo di aspettare di entrare in lobby, grazie. Per non far laggare i ragazzi. Vicinissimo Antarex, Pippo, vicinissimo Antarex a Papo. È molto molto vicino. 3 decimi molto del vicino, distacco. Ultima curva da affrontare, la affrontano in maniera completamente diversa, tutta interna quella di Antarex. Papo la affronta allarga. Sì, 2 ruote sull'erba. Poi a stringere. Sbaglia quella curva lì prima del rettilineo sul traguardo Antarex. Sì. Va sempre sull'erba e lì perde tanto, perde quel decimo e mezzo che può aiutare a Papo a scappare un po' via. No, allora ti smentisco, perché Alex fa registrare con la morbida 2:14.359, tempo vicinissimo alla pole. Quindi peccato aver sprecato più... tanti giri. Sì, esatto, ancora più un punto di interrogativo sulla sua strategia, ecco. Vediamo, magari chissà, dopo la gara glielo chiederemo, vediamo un po'. Si avvicina un pochino, 4 secondi e 5, mancano però 2 giri e mezzo alla fine della gara, sono abbastanza i secondi che deve gestire Simoele, adesso è in total control, è vero che la pista è ostica e l'errore è dietro l'angolo, però Simo deve mantenere la calma il più possibile e portare a casa questa Nismo sulla linea del traguardo, vediamo se riuscirà. 5 secondi, adesso riallunga un pochino, un po' di safe zone per Simoele su Alex SR, che sicuramente per spingere forte ha fatto qualche errore. Dietro Giuseppe 3 secondi e 100, riesce a mantenere 1,5 secondi di vantaggio dalla quarta posizione e cercare di mantenere un minimo di controllo sul podio di questa gara 10. Ragazzi, vi ricordo che è l'ultima gara di campionato Lead Academy. Siamo con la lobby 2, parte bassa della classifica generale, e poi alle 22:15 apriremo la lobby per la parte A, per chi si contenderà. Intanto Antarex, cosa avrà fatto Antarex? Un altro errore per Antarex. È un po' sporco, Antar Paolo la... Danno l'anteriore, sì. 6 secondi e 7 da Papo, quindi... Persa la possibilità di andare ad acciuffare o dare una zampata sul finale per Antarex, che adesso tiene la quinta posizione con un ampio margine su Fabio Serio, 4 secondi. Adesso le posizioni sono un po' tutte allentate, sì. Un po' di margine fra tutti i piloti c'è, quindi insomma si sono anche un attimino tranquillizzati magari. Però ripeto, peccato per Alex. Peccato per Alex, perché il tempo, guarda, 2:14.3, 2:14.4. Giuseppe sta rosicchiando qualcosina da Alex, però è ancora a 2 secondi e 7, insomma, non è che c'è tutto questo margine di recupero, manca quasi 2 giri alla fine. Difficile, sa, poter tentare un attacco.
2 secondi e 6 in questo momento, 1 secondo e 6 dietro Papo che vede la sagoma di Giuseppe, comunque lì vicina Roma Modia. Ecco, diciamo che Giuseppe deve tener conto di questo mostruoso consumo su quell'anteriore destra. Sì, c'ha un consumo molto molto elevato Giuseppe, sì. Simo mantiene i 5 secondi di vantaggio, resta e fissa lì il timer su quella distanza, 14-2 nell'ultima tornata, risponde praticamente a voce piena ad Alex SR che provava in qualche modo ad avvicinarsi e comunque sta girando veloce. Peccato veramente non aver sfruttato bene le morbide per Alex, che poteva limare o addirittura stare proprio lì davanti. 14-3, 14-4 gli ultimi due giri con le morbide, quindi anche abbastanza buono il ritmo gara. Giuseppe si avvicina tanto, sì. 1:08. Giuseppe sta si avvicina, spingendo. Intanto si è preso un danno all'anteriore. Aia, e allora ha forsennato, spingere così, purtroppo. Oh, Giuseppe, è addormentato. Trovi il corpo. Sei ubriaco. Dio santo, facciamo un altro testo a Giuseppe quando scende dalla macchina. Dio santo. Sarà addormentato Giuseppe. Giuseppe, mamma mia, brivido con quell'anteriore destra e quel danno. Deve resistere adesso a Papo che gli si farà sotto all'ultimo giro. Oddio santo. Oh mio Dio. Non scrivere mentre guidi, non rischiare. 10. Un secondo il vantaggio di Giuseppe. Tanto Simone passa sul rettilineo in prima posizione. Ultimo giro sopra il suo nome. Ti deve andare a prendere questa grandissima vittoria ed Alex SR che prova ad inseguirlo. Manca solo un giro, qui dietro c'è però del vivo ancora U10 Game Sport e Papo ha meno di un secondo di vantaggio. Mamma mia ragazzi, rischio e brivido nell'ultimo settore del dodicesimo giro di Giuseppe. Mezzo secondo il vantaggio. Giuseppe soffre quell'anteriore, quel danno soprattutto. Papo lo vede rallentare notevolmente, quindi capisce che c'è sicuramente un problema. Vediamo se proverà intelligentemente a tenere accodata la macchina fino alla parte tecnica del circuito e poi tentare il sorpasso sul rettilineo prima della S. Dovrebbe essere la strategia migliore da poter attuare, se riesce ovviamente a tenere la coda del Giuseppone, che qui fa, muove la sua BMW molto agilmente sul lato tecnico del Mount Panorama. Tutto starà a vedere qui adesso. Staremo a vedere qui adesso quello che succederà, perché qui è un tratto veramente molto importante. Vediamo un po'. Giuseppe sembra allungare. Allunga un secondo e quattro. Adesso la lettura di Giuseppe è perfetta. Riesce a riprendere in mano la situazione nonostante il danno, nonostante il consumo notevole di quell'anteriore destra. È un ottimo bagaglio quel secondo e 4 di vantaggio adesso sul Papo, potrebbe assicurargli il terzo posto. Adesso Simone a lanciarsi sull'ultimo rettilineo, noi la gamma la lasciamo su di lui, non so se tu Pippo mi puoi tenere invece la gamma su Giuseppe Papo per vedere novità e se dovesse cambiare qualcosa. Eccolo qua ad affrontare la S lunga di Mount Panorama, che lancia sul penultimo rettilineo prima dell'ultima curva sotto l'arco Armor Hall, scusate, letto come un gibbone. Simone in ultima curva, eccolo qua, pronto davanti al suo pubblico, davanti all'Italia Racing, davanti a tutto la tribuna, in piedi a festeggiare questa meravigliosa vittoria per Nissan. Alex SR in seconda, Giuseppe che resiste all'attacco di Papo a 3 decimi, terza posizione per Giuseppe, medaglia di bronzo. Papo in quarta posizione, Atalex in quinta, tanti errori purtroppo per lui, arriva perfetto con la benzina, Fabio Serio anche lui, tanti errori, arriva anche lui con il danno, sesta posizione, ma la pista purtroppo è maledetta. Nicolas lo aspettiamo in settima. Mannaggia, dice Giuseppe, sì Giuseppe, mannaggia, porca miseriaccia. Ti eri addormentato, Giuseppe? Giuseppe, che cazzo è successo al penultimo rettilineo? Al penultimo giro sull'erba, che hai fatto? Grande, Giuseppe. Alcol test per Giuseppe subito. Nicolas, lo aspettiamo. Eccolo il nostro Ilarione mio, porca miseriaccia, porca sta connessione. Tocca sistemarla, zio. Sì. Non so come ho tenuto la macchina in questa pista. I miracoli servono anche a questo, però.
settima posizione per Nicolas su McLaren, Black Lion a concludere le ultimi metri di questo circuito, ad affrontare l'ultima curva e a prendersi l'ottava posizione. Ed infine Damiano con la sua serata, no, purtroppo tanti errori anche per Damiano e anche abbastanza gravi per quanto riguarda la macchina. La macchina è praticamente a pezzi, è diventata una 206. Non ti ricordi quella pubblicità con l'elefante che la faceva diventare? Eccolo qui Damiano che arriva. Non era una Porsche prima, era una Lamborghini, adesso è diventata smussata con i danni. Nona posizione. Bravi tutti, comunque bravi tutti. Tanti errori, sì, Antarex, sono d'accordo con te. Tanti errori, ma non solo da parte tua. Tu sei uno degli incriminati, sicuramente. Però è vero pure che la pista è difficile, ragazzi. Quindi fatemene un cruccio, sì, ma fino a un certo punto. Insomma, certo, l'errore è dietro l'angolo, sicuramente. Simone, intanto si porta a casa una meravigliosa gara 10 in Lobby 2. Bravo, bravo, bravo Simone.